Oltre Po Voghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Buon sabato a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi 3 persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Una donna musulmana ha raccontato recentemente di essere stata multata a Cannes per essere andata in spiaggia con il velo sui capelli e dei leggings. Non è stato l'unico episodio da quando il premier francese Manuel Valls ha voluto la norma che proibisce di indossare burkini in spiaggia. Riguardo l'introduzione di questa norma, sul web si è scatenata una vera e propria polemica. Tu sei favorevole? No, io penso che ogni persona sia libera di esprimere il proprio culto. E, cioè, non mi sembra una cosa giustificabile, insomma. No, assolutamente. Quindi non ti sembra un comportamento così esagerato? No, per me no. No, io non sono favorevole. Se uno vuole vestirsi così, perché non dovrebbe farlo? E quindi niente, secondo me è una norma che, diciamo così, diventa eccessiva nella parte opposta, tutto lì. Dalla parte opposta? Sì, perché da una parte ha il divieto di vestirsi come vuole, però loro, i francesi, dicono no, però noi lo facciamo per la libertà. Allora che libertà è se io ti do un divieto sul vestirsi? Fosse in qualcosa, non so, all'interno di strutture pubbliche posso capirlo, ma in una spiaggia che tutto sommato non dà problemi, cioè... Domanda difficile. Ma sì, se loro vogliono presentarsi così, solo che logicamente noi quando andiamo nel loro paese dobbiamo stare le loro regole e loro dovrebbero stare le nostre regole. Se si mettono un velo e si mettono un leggings non è un problema, l'importante è che comunque il volto ce l'abbiano scoperto, questo secondo me deve essere fondamentale. Quindi riguardo al fatto che hanno introdotto una norma proprio per vietare burkini, lei è contraria? No, direi di sì. La donna in questione ha poi dichiarato di non aver voluto fare alcuna provocazione e intende fare ricorso contro una sanzione che lei ritiene ingiustificata. Secondo te è davvero ingiustificata? Secondo me sì, cioè, capisco che c'è un allarme di terrorismo, però va vincolato, non so, in un ufficio pubblico piuttosto che in un aeroporto, è comprensibile. Però, insomma, la spiaggia si va, insomma, per il tempo libero, per rilassarsi, e se una persona si sente a suo agio coprendosi, perché no? Sì, 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 sono d'accordo proprio per quello che ho detto prima, cioè che secondo me se uno vuole, se uno dice io sono per la libertà, poi inizia a mettere dei paletti su cose che tutto sommato sono personali, non è per la libertà, è per una libertà, tra virgolette, ristretta, tutto lì. Ma sinceramente, se tutti facessimo ricorso contro quello che non ci va, credo che ricorreremmo tutti per qualsiasi cosa. Quindi se in Francia hanno fatto questo e lei vive in Francia, credo che comunque deve attenersi a quelle che sono le regole, come noi ci atteniamo alle nostre regole e come loro si attengono alle loro regole nel loro paese, lei vive in Francia, si deve attenere alle regole francesi.